sembra un piatto semplice, eppure c'è comunque una certa preparazione molto scrupolosa dietro un fritto misto, uno dei simboli della Sardegna. Beh, non potrebbe essere altrimenti, essendo un'isola circondata dal mare. Gianfranco Piras da Carbonia, un territorio comunque non facile, la disoccupazione è galoppante, c'è comunque ancora molto da fare, molti giovani in cerca di un futuro. Il futuro forse può arrivare dal mare? Credo di sì, il mare è una risorsa fondamentale e primaria per la nostra terra. Noi come attività abbiamo puntato sul mare, abbiamo puntato, qua portiamo la frittura, ma ci sono tante tipologie di vendita che riguardano il mare, come pesci, molluschi, eccetera, eccetera. Penso e credo che dobbiamo basarci molto sulle risorse che la nostra terra ci offre e credere anche nei progetti che abbiamo. Ecco, Carbonia è un territorio, diciamo, martoriato, è la prima provincia in Italia per disoccupazione. Sono molti i giovani che cercano comunque uno sbocco lavorativo. Quello del cibo in un'isola dove comunque in generale aprono oramai sempre più posti legati al food può rappresentare davvero una chiave di svolta. Lei per esempio questo lavoro da quanti anni lo fa? Allora, noi siamo nati 3 anni e mezzo fa. Come dicevi te prima, la disoccupazione e la crisi che colpisce il nostro territorio, soprattutto il Sulcis Iglesiante, è di una gravità, tutti ormai sanno come viviamo, le fabbriche stanno chiudendo o sono già chiuse, viviamo di assistenzialismo. Bisogna dare una svolta, la svolta può arrivare anche cercando di sfruttare quello che abbiamo in casa, insomma. Noi siamo aperti da 3 anni e mezzo, abbiamo puntato su questo perché comunque la situazione lavorativa, la crisi colpisce ormai tutti, no? Il cibo sì, può essere un'alternativa, uno sviluppo anche di lavoro. Bisogna avere anche le strutture, le infrastrutture che ti permettano di poter coltivare comunque un sogno, perché poi alla fine creare un'attività non è semplice.